Allora, benvenuti, numerosissimi. Siamo molto contenti di avviare questa serie di seminari sulla paura. E, a me, come direttore del teatro, corre l'obbligo di dire due parole e poi invece lascerò il campo al professor Paolo Faber, che abbiamo invitato e che ha gentilmente accettato di fare un'introduzione del paesaggio delle paure. Quindi sarà un incontro dove si disegnerà una sorta di mappa e ci auguriamo anche si potranno scandagliare dei terreni che poi via via verranno declinati dai prossimi relatori. L'idea è venuta da un confronto, ci tengo a dirlo, con Walter Memoli e con Claudio Longhi, a proposito dell'urgenza di dibattere certi temi e delle possibilità che il teatro ha, oggi forse più che in altri momenti, di affrontarli, di farli diventare esperienza comune. E in questo senso il tema della paura, che è un tema non soltanto che riguarda l'emotività, ma che ormai riguarda la società intera, ci è sembrato una delle possibili urgenze da presentare. Noi, almeno quelli che di noi vivono nei paesi che si dicono avanzati, viviamo in società senza dubbio tra le più sicure che siano mai esistite. Ma la paura, soprattutto quella dell'ignoto, ci attanaglia e cerca disperatamente qualche sbocco. La paura non ci lascia mai. Un uomo può distruggere tutto quello che ha dentro di sé, l'amore, l'odio e la fede, persino il dubbio, ma finché resta aggrappato alla vita non può distruggere la paura, scrive Joseph Conrad. Gli uomini e le donne si sentono raramente spinti ad affrontare la paura, perché la considerano un male. In assenza di un'adeguata visione di giustizia positiva e di una speranza ideologicamente fondata di cambiamento radicale, le persone hanno difficoltà a concepire la paura come un male da combattere, e così vi si adattano, subentra un'abitudine. In un'epoca in cui lo Stato può essere lodato come soluzione minima ai problemi dell'anarchia e del disordine e il mercato diventa la sfera del progresso umano al posto della politica, è sicuramente molto più facile credere nella crudeltà e nella paura che nella libertà e nell'uguaglianza. Così, se l'abitudine che, come diceva Shakespeare, è angelo e demone della vita, non risucchia il teatro, e di questi tempi devo dire che è meglio rimanere vigili e accertare le minacce che arrivano di tagli e quant'altro, il teatro può essere il luogo da cui iniziare con una proposta e aprire una riflessione ampia su alcune paure che ci riguardano. Può essere il luogo dove iniziare un confronto. Così abbiamo chiesto a scienziati, filosofi, artisti, semiologi, sociologi, storici di tenere dei brevi seminari su questo tema. Il programma si sta definendo e verrà presentato da gennaio in poi. Alcuni partecipanti hanno già dato la loro adesione, ve ne cito qualcuno. François Julien verrà a parlare della paura del tempo, Marco Gé della paura della città, Daniele De Giudice della paura della vecchiaia, probabilmente Edoardo Sanguinetti sulla paura della poesia e altri. Crediamo molto importante che sia un teatro ad ospitare un'iniziativa come questa, non soltanto perché è spazio di catarsi, ma perché è luogo dove l'esperienza umana si esprime, si accumula, si sedimenta. E il suo senso viene elaborato, assimilato, ricreato. È un luogo dove i desideri si sviluppano e prendono forma in maniera condivisa e irripetibile. E poi i teatri sono luoghi di memoria, di invenzione e di azione della parola, dove i concetti si rianimano e dove la paura è una condizione del mestiere, innanzitutto dell'attore. Forse indagare minuziosamente nelle modalità del superamento l'attore mette in campo attraverso la condivisione potrebbe essere un esempio per quei cittadini che si interrogano e non si stancano di non trovare certezze, forse anche per non aver paura della paura. Grazie. Chiamiamo Lisa Natoli,
per una lettura di un testo di cui poi vi parlerà Paolo Fabri. Si inginocchiò accanto a una di esse e, aiutandosi con le mani, constatò che con estrema difficoltà avrebbe potuto sollevarla. Al rumore che fece, i gemiti in basso aumentarono ad una chiave più alta e solo con grande trepidazione il dottore perseverò nei suoi sforzi. Un fetore innominabile sorse dal profondo, così acuto da fargli venire le vertigini. Spostò da una parte la lastra di pietra e diresse la torcia in quella nera apertura, di un metro quadrato circa. Se si fosse aspettato una rampa di scale che conducesse giù a una qualche ampia cavità di definitiva abominazione, Willett sarebbe rimasto deluso, perché tra il fetore e i lamenti poté discernere solo la parte superiore di un pozzo cilindrico, rivestito di mattoni, del diametro di circa 1,5 yard e sprovvisto di qualsiasi scala o altro mezzo di discesa. La luce ebbe l'effetto di far cambiare i lamenti in una serie di orribili guaiti, insieme ai quali giunse il suono di ciechi, futili tentativi di arrampicarsi e di un viscido, sordo tambureggiare. L'esploratore tremò, ebbe paura anche di pensare a cosa poteva essere in agguato in quell'abisso, ma gli bastò un momento per chiamare a raccolta tutto il suo coraggio e sporgersi sull'orlo irregolare, sdraiato bocconi e spingendo giù la torcia col braccio steso per vedere cosa c'era in quel pozzo. Per un secondo non poté distinguere niente, salvo il viscido muro di mattoni coperto di muschio, che sprofondava senza limite in quel miasma denso di tenebra, sozzura e angoscia frenetica. Poi vide che qualcosa di scuro saltava goffamente e freneticamente su e giù, al fondo di quello stretto condotto 20 o 25 piedi sotto al livello del pavimento. La torcia gli tremò nella mano, ma il dottore guardò di nuovo per capire che genere di creatura vivesse imprigionata nell'oscurità di quel pozzo artificiale, lasciata a morire di fame. Chiaramente solo una di un grande numero imprigionato in pozzi simili a quello, le cui pietre forate costellavano così densamente l'impiantito della grande caverna a volte. Qualunque cosa fossero, non potevano sdraiarsi in quello spazio limitato, non potevano che stare accoccolate, lamentarsi e attendere e saltare debolmente per tutte quelle spaventose settimane da quando il loro padrone le aveva abbandonate e neglette. Ma Marinus Bickel Willett si pentì di aver guardato di nuovo, perché per quanto chirurgo e veterano di sale anatomiche, da quell'istante non è mai più stato lo stesso. È difficile spiegare come un'unica occhiata ad un oggetto tangibile e misurabile potesse scuotere e cambiare un uomo fino a questo punto, e possiamo solo dire che in certe figure e entità c'è un potere di simbolismo e di suggestione che agisce spaventosamente sulla prospettiva di persone pensanti e sensibili e risveglia accenni terribili ad oscure relazioni cosmiche e a realtà innominabili dietro l'illusione protettiva della comune visione. In quel secondo sguardo, Willett vede quella forma o entità tal che negli istanti che seguirono immediatamente egli fu indubbiamente e totalmente pazzo. La mano, privata di ogni forza muscolare o coordinazione nervosa, lasciò cadere la torcia e il suono dei denti che sgranocchiavano in fondo al pozzo non fu neanche rilevato. Gridò, gridò e gridò in una voce che il panico aveva reso di falsetto e che nessun suo conoscente avrebbe mai riconosciuto. E benché non potesse alzarsi in piedi, strisciò e si rotolò disperatamente più in là sull'umido pavimento, dove da dozzine di pozzi tartarei alle sue folli grida rispondevano incessanti lamenti e guaiti. Si lacerò le mani sulle rozze pietre sconnesse, si ammaccò molte volte la testa battendola contro i frequenti pilastri, ma continuò ad urlare. Alla fine ritornò in sé, nella completa oscurità e nel fetore, e si turò le orecchie per non sentire il lamento monotono che era seguito ai guaiti di prima. Era inzuppato di sudore, non aveva possibilità di far luce. Colpito e snervato nelle tenebre, in quegli orrori abissali, frantumato da una memoria incancellabile. Bene, quando Paola e gli amici del teatro due mi hanno chiesto di mandargli un testo che problematizzasse un po' la questione,
mi sono detto, perché non Lovecraft, che è bene o male la definizione caratteristica dell'orrore. Poi mi sono detto, ma orrore o terrore? E poi, di che cosa? Perché non so se avete notato che in questo testo Lovecraft obbedisce alla regola fondamentale di non dire, di non far vedere, di non parlare della cosa orribile o terribile. Allora, prima regola, il vero terrore o orrore è innominabile, indefinibile, ed è quello, appena gli date forma, diventa, per orribile che sia, diventa meno orribile. Questa è la prima cosa. La seconda è terrore o orrore. Mi sono chiesto, ma qual è la differenza? E beh, il terrore può essere intellettuale, basta. L'orrore deve essere anche fisico. Ci deve essere schifo nell'orrore, ci deve essere repellenza. Il caso, ed è questo caso, è un pensiero repellente. L'orrore può essere, non può essere concettuale, deve essere anche fisico, il terrore può essere anche solo concettuale. Ecco perché i terrori passano rapidamente, mentre l'orrore resta attaccato, vischioso. Bene, mi serviva per introdurre questo problema, che è quello che vi racconterò ora e sul quale vorrei fare questa conferenza. Allora, quando sapete benissimo che oggi studenti particolarmente che sono qui se lo ricordano, che si fa quando c'è un problema? La paura. Beh, vado su Google, quindi sono andato su Google, ho fatto la voce paura, provateci anche voi, e ho spinto, e sono venuto, Google, 3.400.000 voci sulla paura. Allora, ho detto, siccome non posso né andare sul piano statistico, sarebbe dura lo stesso, cioè sarebbero, mettete, provate a fare il 10%, vedreste cosa avrei dovuto leggere, non posso altro che sfogliare, mi sono detto, lo chiudiamo subito e pensiamo con la nostra testa. Piccola allusione ai problemi dell'informazione, in cui i problemi sono nascosti dall'informazione, cioè dall'eccesso dell'informazione. Non basta scorgere su Google, bisogna accorgersi dei problemi. La scorsa non basta, ci vuole l'accorgimento e l'accortezza. Per farlo ho dovuto, naturalmente però, trovare anch'io un mio testo che rispondesse a questo, e mi sono detto che forse era il caso di frugare nella nostra memoria, ma non una memoria così passata, una memoria recente. E mi sono ricordato di un caso esemplare, anche personale, sulla questione della paura. Nel maggio del 77, quindi vedete, si tratta di secoli fa, cominciamo con Platone, nel maggio del 77 c'erano i processi alle Brigate Rosse e in Italia, mica tanto lontano, terrorismo, non quello di Bin Laden, qui a casa. E tra le persone che dovevano entrare a far parte come giudici popolari delle giurie, la maggior parte della gente non ci voleva andare, non si riusciva a trovare la gente, tutti erano malati, avevano la mamma. Allora telefonarono Montale, immaginate, massima cultura, eccetera, eccetera, e qua gli disse, io ho paura e non ci andrei. Scoppò un pandemonio terribile e ne nacque un libro che si chiama Coraggio e viltà degli intellettuali, a cui collaborarono Amendola, Albasino, Sorrosa, Badaloni, Benevolo, Bobbio, Calvino, Casas, Galante Garroni, Gambino, Ginsburg, Granese, Grazzini, La Malfa, Occhetto, Paloni, Pedullà, Piccioni, Pintor, Riva, Ronchei, Sanguinetti, Sciascia, Spinella, Spini, Spriano, Testori, Tortorella, Trombadore, Vinci Guerra. Qualcuno di voi si ricorda questa roba? Bene. Io mi vorrei ricordare due soli interventi, Bobbio e Calvino, e un altro di Amendola, il politico. Ma Amendola disse molto chiaramente, gli intellettuali sono dei vigliacchi. Ecco perché mi riguarda personalmente. E Bobbio e Calvino dissero due cose un po' diverse, forse un po' più complicate. Cioè, Amendola aveva come uomo d'azione
dichiarato un certo disprezzo e anche, diciamo, un po' di disgusto, anche per chi ha paura. Bobbio e Calvino teorizzarono e Bobbio, citando Croce, disse una cosa molto interessante. Disse: se io ragiono, c'ho paura, ma siccome desidero che qualcosa succeda, ho speranza. Guardate che sembra un po' un paradosso, no? La ragione spaventa, e in quel caso lì era sicurissimo, perché c'era molta, era una minaccia molto precisa da parte delle Brigate Rosse. Ci vuole un fegato per superarlo. Quindi ragiono e ho paura. La ragione produce paura. È ovvio, no? Una banalità in questo caso. Solo la speranza dà certezza. Come? Cosa vuol dire che la speranza? La speranza è per definizione una cosa che noi non sappiamo. Solo il solo modo per vincere la paura è la speranza. Guarda che è interessante, perché cosa fa Bobbio? A sequenza di Croce, Bobbio non oppone la paura al coraggio e non oppone la speranza alla disperazione, oppone la paura alla speranza. E dice: beh, pessimismo della volontà e ottimismo della ragione? No, pessimismo della ragione e ottimismo della volontà. Ecco una frase che ci sentiamo tutti raccontare. Cioè, che curiosamente la ragione è autorizzata a temere, ad aver paura, e che invece bisogna avere il coraggio della speranza. Bene, cioè la ragione, che è sempre il luogo della certezza, provoca il massimo di incertezza e paura. Bene, in quel caso bisogna rispondere solo con la certezza della speranza, la quale invece giustamente è speranza. Bene, vedete che davanti a delle circostanze difficili, solo così, il pensiero risponde. Quindi non è vero che l'ha torto Amendola, anche se Amendola voleva dire un'altra cosa. La risposta intellettuale c'è stata. Altra, la migliore è quella di Calvino. Calvino ha detto, citando Don Abbondio, che è noto perché è fifone naturalmente, e sostenendo una cosa che a mio avviso è geniale, cioè che in qualche modo i Promessi Sposi è il solo breviario per politici in Italia. Credo che il mondo non sia cambiato. E dal 77, forse anche peggiorato, ma non fede. Allora, Calvino dice, sì, ma io che ci andrei, Calvino dice a Montale, no, io ci vado, se per caso mi chiamano, nelle giurie per giudicare le Brigate Rosse, io ci vado perché ho paura di aver paura. Cioè mi vergogno di avere paura e sono spaventato all'idea di essere spaventato da una cosa come questa. Bene, questa è la mia introduzione. Adesso però parliamo delle cose più serie possibili. Cioè, avete sentito nella presentazione di Paola, a un certo punto lei dice ci sarà qualcuno che parla della paura di, la paura della scienza, la paura dell'arte, la paura del mangiare, la paura... Cioè, variamo i contenuti, lo spettro di contenuti, ma non variamo il termine primo. Cioè, allora, quello che io vorrei fare stasera è di parlare degli spettri delle paure, ma non dello spettro, come intendeva Amleto. No, lo spettro, neanche quello di Banco, è lo spettro, la variante dei diversi tipi di paure. E per farlo dobbiamo... Cioè, ma perché farlo? Beh, intanto avete visto, prima abbiamo detto orrore e terrore, non è la stessa cosa. Allora, vediamo se riusciamo a chiarirci le idee, cioè di che cosa stiamo parlando. Siccome siamo qui insieme, vi parlo, voi mi ascoltate, poi riparlerete, che è così spero che accadrà, dobbiamo sapere di cosa stiamo parlando. Oggi un grande sociologo che si chiama Beck, Ulrich Beck, che è molto intelligente, ha scritto un libro sulla sociologia del rischio, appunto, dice: una volta lottavamo sul proprietà dei mezzi di produzione. Oggi dobbiamo lottare sulla proprietà dei mezzi di definizione. Dobbiamo definire le cose in una certa maniera. Faccio un esempio. L'aborto. Se l'aborto è un crimine, è un assassino di qualcuno, beh, forse probabilmente non c'è stato uno sterminio, è in corso uno sterminio clamoroso. Se non è l'assassino di qualcuno di vivo,
L'aborto, vuol dire un'altra cosa, l'aborto è un atto terapeutico, eccetera, eccetera. Cioè, dipende come lo definite. D'accordo? Allora, se andare in Iraq è guerra, o se è un'operazione di polizia, cambia tutto. Quindi il problema non è, è lottare sulle definizioni. Definire, ecco il problema. Non è un problema concettuale, non è un problema intellettuale. Ha un immediato riferimento pratico. Ecco perché mi tengo interessato. Bene. Prima osservazione. Le passioni, le emozioni, se ne parla tanto. Alla televisione basta aprire, c'è qualcuno che dice le emozioni, le pubblicità fanno pubblicità solo nelle emozioni. Quindi da quel momento io penso che è bene cominciare a parlare davvero. Ora, e la cosa che si potete notare è che prima è una cosa tipica della nostra cultura. E gli antropologi hanno notato, non senza sorpresa, che in culture diverse dalla nostra le emozioni contano meno. Noi ci pensiamo sempre alla razionalità occidentale, non è vero. Siamo degli accaditi parlatori delle emozioni. Nel vocabolario italiano, ve lo do per all'ingrosso, ci sono 800 parole che definiscono le emozioni. Non è poco, no? Quante ne padroneggiamo? Tutte. Quanto sappiamo le loro differenze? Sappiamo la differenza tra spavento e sgomento? Boh, sinonimi. Ah, grazie. Come l'orrore, il terrore. Bene, allora c'è una cosa a cui vorrei attirare la vostra attenzione. Le passioni sono una cartina muta del nostro linguaggio. Non sappiamo dove metterle, non sappiamo come tenerle in relazione l'una all'altra. Che abbiamo paura, l'apprensione, l'insicurezza, il panico, la fobia. Bene, proviamo allora, visto che abbiamo perso la lingua delle passioni, a rompere il silenzio che si fa su queste cose. Cioè, usare la parola paura e basta rischia di essere una categoria zombie, cioè non animata. E naturalmente, però, tutte le volte vogliamo fare una teoria di questa questione, come se mettessimo delle cose rotonde dentro scatole quadrate, perché è molto difficile dire quando va usata correttamente. Però, vediamo. Per esempio, se io dico terrorismo, voi sapete tutti che non è orrorismo, no? Che c'è la differenza tra voler incutere il terrore e voler incutere l'orrore, che l'abbiamo detto prima. E se io volessi incutere spavento, e no, perché lo spavento passa subito, il terrorista vuole mantenervi nella paura, quindi vuole una passione durevole, dunque non va bene l'orrore, l'orrore passa, terrore anche, non è che uno può stare 25 giorni, 24 ore nel terrore o nell'orrore, l'orrore brilla. Bene, mi ha spaventato, ma non mi ha mica impaurito. Significa che la paura dura di più del spavento. Bene, proviamo a vedere allora. Cerchiamo di rendere parlante la cartina muta delle passioni. Tanto più importante che siamo all'epoca dove tutte queste vengono globalizzate. Oggi siamo all'epoca delle passioni globalizzate. Cioè, oggi si dice le paure sono in tutto il mondo, è vero, no? Quindi vale la pena di cominciare a discuterne un po'. Allora, cominciamo, do un po' di indicazioni, rischio, insicurezza, impressione, appressione, inquietudine, preoccupazione, ansia, angoscia, pavidità, timore, sgomento, orrore, terrore, oddio. Basta, mi fermo perché altrimenti continuiamo ad andare avanti e scoprirete che mi accruccio, perché no? E allora vediamo un po' se, allungando l'analisi, riusciamo a trovare qualcosa di diverso. Faccio vedere, ricordate che poi le passioni non sono separate, non vivono, si riuniscono, si mettono insieme e fanno degli strani effetti. Vi do un esempio, la gelosia. Gelosia dietro cosa c'entra con la paura? Paura di perderla, paura di perderlo. Allora, la gelosia è un'inquietudine, lo vedete che non è uno spavento, è un'inquietudine, l'inquietudine durano lungamente, seguita da un'altra passione, l'attaccamento. Sono molto attaccato a qualcosa,
e sono inquieto su quello che accadrà. Cioè, l'inquietudine della mente più fondamentale, perché abbiamo inquietudini che possono essere attaccate a argomenti diversi. Come va a finire il nostro conto in banca? E un altro tipo di attaccamento alle cose, non alle persone. Poi uno quando la perde, la persona, quando perde la cosa, all'inizio sembra che non possa farla meno, poi passa un po' di tempo e uno si accorge che non era più così grave. Allora, che cos'è dunque l'inquietudine? Una specie di cosa fondamentale, una specie di oscillazione fondata su un radicale essenziale di tutte le paure, l'incertezza. Se si trasforma l'incertezza e l'incertezza, molte passioni cambiano. Do un esempio. Immaginiamo, si chiama sempre il coraggio della disperazione. Perché? Semplice ragione che voi, quando avete paura, siete incerti su come va a finire. Forse riuscite a scappare. Ce la fate. E se invece vi accorgete che non ce la fate, il coraggio della disperazione. Sapete come si dice? Coraggio del topo. Il topo combatte se lo mettete contro la spalla al muro, quindi meglio non mettere la gente con la spalla al muro, meglio mantenerli nell'incertezza. Ogni politico lo sa, ogni politico da Platone. Meglio mantenere la gente nella debolezza dell'incertezza che creare loro la certezza, perché dopo combattono. Certe volte con il coraggio della disperazione. Dunque la radicalità dell'incertezza mi sembra di grande importanza e credo che vada tenuto conto di questo. Guardate che è così importante che vedo che valga la pena di tentare di dare una tipologia. La paura, tutte le paure di cui abbiamo dato, ha in comune una modalità fondamentale, l'incertezza. Siamo, certo, anche la speranza è incerta, ben inteso, ma l'incertezza, per esempio, è diversa, per esempio, dalle certezze delle passioni. Facciamo un esempio. La disperazione è certa di sé, il disperato è sicuro. Mentre invece chi ha speranza no, è sicuro, non sa come andrà a finire. E oggi credo che sia molto importante sapere che la speranza apre il futuro, ma l'incertezza del futuro. Ne riparleremo quando parliamo del rischio, molto rapidamente. Bisogna distinguere quindi tra il potere e la possibilità. Se voi sapete che non potete, siete certi. Ma se sapete che non avete la possibilità, siete incerti. Secondo il tempo. Le passioni, dicevano gli stoici, sono malattie del tempo. Ora, la paura è un tempo molto strano. Perché? Può essere molto molto diverso. Per esempio, l'angoscia è durevolissima. Purtroppo, l'ansia dura tanto. Bene, l'orrore l'abbiamo detto, no. L'orrore è fulminante. Quindi c'è un tempo di passione. Le passioni sono abitate dal tempo. La speranza è molto durevole. Potete vivere sperando. Ma c'è un proverbio che dice, chi vive sperando. Nello stesso tempo, potete sperare in avanti, potete sperare indietro, potete sperare nel futuro, ma anche nel passato. La nostalgia. La nostalgia è una speranza del passato. La speranza rivoltata, voltata verso l'indietro, con un certo piacere, che è lo stesso della speranza. L'ansietà è invece la paura di una speranza incerta, di un futuro che si teme, con la paura, pericoloso. Che è la differenza tra l'ansia e l'angoscia? Per esempio, gli attori di questa speranza, di questa angoscia. In sé, l'angoscia è che voi avete un'ansietà terribile ma non sapete perché. Ecco l'angosciato. Mentre l'ansia lo sa, no? Io aspetto questa cosa con ansia, ma so cosa aspetto. E invece, mi sveglio di notte, si chiama pavor nocturnus, l'avevano anche i latini, grande spavento di notte, ma perché ho paura? Di che cosa ho paura? Non c'è bisogno che abbia. L'angoscia sa che c'è un pericolo, c'è una minaccia che si avvicina, ma non sa che c'è
chiedo dove viene questa minaccia. L'ansia, sì. Ci sono paure molto determinate. Ha paura di non finire il fine del mese. Allora propongo di cambiare termine e di differenziare il timore dalla paura. Ma timore vuol dire semplicemente temo che non arrivo alla fine del mese, temo che non ce la faccio. Mentre la paura è qualcosa di più, è un po' più incerta del timore. D'altra parte sapete, il timore può essere anche lui incerto. Esiste il timore di Dio. Non è che abbiamo paura di Dio. Avete paura di Dio? No, ma c'è il timore di Dio. Il timore di Dio è rispetto. Tipo timoroso è un po' fifone, però non è così fifone come lo spaurito. Aggiungo, adesso ci ritorneremo subito, che alcune passioni sono durevoli e basta, tirano dritto, per esempio appunto l'ansietà, e altre invece ritornano costantemente. Ci sono gli accessi, tempo breve, le durate come le malattie. E poi ci sono le malattie che tornano di quando in quando, gli accessi di paura che vengono all'improvviso, che passano e tornano. Qui c'è un tempo delle passioni. Le passioni sono, gli stoici dicevano, la malattia del tempo. Infatti gli stoici dicevano sempre, una cosa molto divertente, dicevano, bisogna avere paura del dolore e delle malattie, ma non della morte. Cosa fate con la morte? La morte è sicura. Arriva, basta. Il dolore no. E infatti molto spesso i medici che parlano con le persone che sono in condizioni molto avanzate di malattia vicino alla morte hanno queste risposte straordinarie. Io non ho paura della morte, pure il dolore. Sembra molto intelligente, ancora una volta. C'è un tempo, qui bisogna sapere accettare, un tempo giusto. Invece quando continuate a sperare in avanti o indietro, le cose siete un po' lenti, ansiosi, così. Bene, ancora, l'ultima componente. Abbiamo detto le modalità, l'incertezza, il tempo, adesso il corpo. Ecco, vi faccio, credo che sarebbe molto divertente fare una lista con voi, tanto giustamente sto soltanto riattivando quello che tutti noi sappiamo, cioè la lingua italiana, quello che abbiamo imparato, quello che dovremmo aver imparato. Allora, ci sono due tipi di corpi su cui agisce la paura, tutte le passioni, tutte le emozioni. Ma due corpi. Il primo è il corpo come forma, il secondo è il corpo come carne. E la paura agisce sulla forma. Per esempio, restate impalati. Allora direte, ma no, non è vero, ci sono due tipi di paura. Quelle che fa scappare e quelle che invece vi bloccano. Ah, molto bene. Vedete che abbiamo una bella distinzione. Una è la paura, lo spavento, scappiamo, punto e basta. La seconda è più complicata, il panico. Il panico non è come l'ansietà o lo spavento. Il panico vi blocca completamente. Siete paralizzati nel panico. Non siete neanche in grado di scappare. Guardate che interessante. Ci sono casi in cui il panico è tale, in cui andate verso la persona, addirittura verso il pericolo. Il panico è come una vertigine, attira verso l'abisso. Interessante la distinzione, vedete? Non è? Non è tutto spavento, tutto paura, bisogna differenziare. Carne e corpo, ho detto. La paura fa gesti incoerenti. È una delle cose che capisce di più i medici. Che le persone impaurite, per esempio l'avete visto mille volte al cinema, non riescono a mettere la chiave dell'automobile. Tutta la suspense al cinema è quando arriva il mostro, eccetera, eccetera. E ovviamente c'è il tenera ragazzina biondina, eccetera, eccetera, che è lì che e non ce la fa. Naturalmente le macchine funzionano sempre, salvo che in quel momento lì. Perché? Perché evidentemente, in qualche modo, noi perdiamo il controllo di noi. E questo è molto interessante. Prima noi abbiamo paura, poi la paura a noi. Una delle cose fondamentali della paura e delle passioni in generale, quello che sappiamo noi, siamo posseduti da, come dice, attanagliati. Cioè, a un momento particolare della paura, le relazioni, noi diciamo, simpatiche, ma si può dire, credo, non offende nessuno, si modificano. Il soggetto possiede la paura, poi la paura ti possiede. Quella che non è diversa dal dolore. Ci sono dei momenti, chi di voi ha avuto dolori gravi nella vita, ti auguro di non averli, ve lo giuro, sa benissimo, ci sono dei momenti in cui abbiamo male qui
E poi c'è un momento in cui a un certo punto non riuscite a capire più dove comincia e dove finisce voi. E quando prendete un calmante, vi ricorgete subito quando a un certo punto siete voi che avete male, piuttosto che il male che ha voi. Vedete, le passioni, le emozioni sono tali per cui a un certo punto si inverte la relazione di sintassi e noi siamo preda delle passioni, come si dice. Diventiamo in preda alla paura, cioè la paura diventa l'attore, diventa una cosa, una persona, una che ci impadronisce. Ultimo punto, la famosa carne. Allora, il corpo è una cosa, la carne è un'altra. Il corpo è una forma, certo, si può lavorarci sopra. So di recente che c'è un artista che ha vinto, non mi ricordo quale, quale premio, perché non mi ricordo dove, ha presentato una saponetta fatta con il grasso di liposuzione di Berlusconi. E non vi dico che è vero, ho detto soltanto che mi sembra molto interessante. Cioè, oggi la gente lavora sulla carne, non più sul corpo. Una volta la gente comprimeva il corsetto del corpo, i vestiti tenevano il corpo. Adesso la gente agisce da dentro, con gonfiori e sottrazioni. Quella è la carne. Ebbene, la paura ha a che fare con la carne, i tremiti, le palpitazioni, il sudore, tutte cose che vengono da dentro verso il fuori, non più dal fuori verso il dentro. La paura è eminentemente una passione della carne, non del corpo. Importantissimo fare queste distinzioni. L'orrore è la carne che è in gioco. Nello spavento, non necessariamente. Nel terrore neanche. Oppure ci sono dei terrorismi che vogliono infliggere l'orrore, le decapitazioni. O le torture che abbiamo visto. Quello vogliono infliggere l'orrore. Cosa fareste se voi foste americano e sapeste che la gente non ha paura di morire? Kamikaze. Gli infliggereste il massimo di orrore possibile. Torture. La tortura è la sola cosa che è difficile accettare. Si può avere paura della tortura, ma non paura di morire. Di qui la tortura. Mi spiego? Noi abbiamo sempre questa idea così un po'. No, a chi non ha il problema terribile dei kamikaze è che non ha paura di morire. Però hanno paura della tortura. Perché tutti noi, come abbiamo detto, possiamo non avere, in questo senso lo stoicismo è vero. Non hanno paura della morte. Ma hanno paura del dolore. E in questo credo che sono fatti come noi esattamente, ma perché quello che ci spaventa è la modalità della morte. La morte improvvisa, violenta, si può affrontare, una lunga morte dolorosa è più dura, no? Diciamo così spesso. Allora lì avete tutti gli... Allora io vorrei, chi di voi si diverte a queste cose, ma forse ve ne parleranno tutti, rabbrividire. Brivido lo tocca mettere a poco. La carne. Raccapriccio, sapete dove viene? Non viene da capriccio, viene dal fatto che i capelli si arricciano, mi si arriccia la pelle, mi è venuta la pelle d'oca, cioè c'è il brivido, insomma, non la faccio lunga perché che voi possedete la lingua italiana, ma l'idea che la vera paura sia luogo della carne, non soltanto mentale, mi sembra molto importante. E ci aiuta a distinguere. Guardate che la gente che fa il cinema lo sa, tant'è vero, ci sono due generi, film di terrore e film d'orrore. Non è mica la stessa cosa. Stephen King, che ha detto quella frase memorabile, mi raccomando, il terrore sta sempre dietro la porta, come Lovecraft, per piacere non aprite la porta, perché per brutto che sia quel mostro che farete dietro, è sempre meno brutto di quello che vi potete immaginare. Ma se volete l'orrore, cioè l'immaginazione, che ci rende vivi, mi pare che l'ha detto qualcuno da qualche parte, forse hanno detto. Però, se volete spaventare davvero, allora fate come Rambaldi, che è il nostro più grande creatore, che si è preso un certo numero, che trovo un grand'uomo, l'ho conosciuto, non è così intelligente, ma non fa niente, è un grande artigiano, ha peccato non so quanti premi Oscar, ha fatto Alien, ve lo ricordate? Alien è terribile quando non si vede. Quando lo vedete, cosa ha dovuto fare? Apre prima la bocca, poi esce un'altra bocca, poi comincia a colare. E questo colare è l'orrore. D'accordo? Cioè,
è l'orrore, non è più. Prima l'ora era terrore, adesso diventa orrore. Vedete che funziona quando li stringiamo. Funziona tant'è vero che ci sono dei generi su questo. Ci sono dei generi cinematografici. Oggi l'orrore va molto. Va molto perché è importante il corpo oggi. E la carne, come abbiamo detto. Basta. Adesso non voglio infliggervi noie più gravi. Voglio tentare insieme invece con voi di fare, di risolvere un paio di problemi pratici che mi sembrano molto utili. Il problema della perché noi abbiamo torto sempre di opporre la paura alla ragione, cioè le passioni alle ragioni, e dovremmo invece metterli in comunicazione con l'azione. Mi spiego in maniera il più semplice possibile, ma spero il più chiaro, anche perché poi possiamo discutere. Ricordatevi il nostro amico Bobbio, che nel genere di intelligenza era una delle persone più intelligenti che abbiamo avuto. Bobbio dice, ma sentite, guardate che se ragioniamo abbiamo paura, perché arriviamo alle conclusioni di quanto è grave il rischio. Certe volte è meglio non ragionare, no? Meglio non darci sotto, avere il coraggio di non darci sotto. Io credo che sia vero. Io quindi vi propongo adesso di rompere la relazione a ragione e di appoggiarla all'azione. Perché? Perché il discorso sulla razionalità e l'irrazionalità della paura ha stufato tutti, a me particolarmente. Vi do un esempio. La gente vi dice, guarda che se io a un certo punto vedo una cosa che si muove nel buio e salto all'indietro spaventato, è razionale, è molto intelligente, perché ho capito che ci poteva essere qualcosa. Poi scopro che è una foglia, meglio così, perché se era una vipera sarebbe stato peggio. Quindi io non ho deciso razionalmente che cosa c'era, ho intuito il pericolo e sono saltato via. Il mio corpo, guarda che succede nell'amore, anche nell'antipatia. Ci sono dei momenti in cui il corpo ragiona da sé, e però è razionale, direte. Adesso io vi dico il contrario, è già. E supponiamo per esempio che voi vediate una cosa così spaventosa, che vi fa così paura, che voi a un certo punto ricordate. Certamente restate completamente immobilizzati, oppure non riuscite a aprire la chiave della macchina. È razionale, totalmente razionale. Allora, se avvertire il pericolo vi blocca le reazioni, è irrazionale completamente, però intanto avete colpito il pericolo e non avete tutto bisogno di ragionare. Faccio un esempio classico. Perché ci fa paura il tossico nucleare, il nucleare, il CERN? Beh, perché non si vede la roba? Perché sappiamo che le radiazioni ci sono, ma non le vediamo. Questo ci spaventa moltissimo. Perché ci fa paura la droga? Il drogato, per una mitologia, non si sa cosa è il drogato, ci troveremo. Ha paura del drogato, cosa che terrà. Ma per esempio c'è ragione perché pensiamo che la persona drogata è sotto controllo della droga, così come ci fa paura uno furibondo, perché pensiamo che è sotto controllo della passione. Non avendo la possibilità di controllarsi, che è falso. C'è moltissima gente che controlla benissimo il modo in cui fa a prendere la droga. Lo sappiamo tutti, grandi attori, importanti registi, se non faremo i nomi, anche perché se no imbarazzerebbe il teatro di due, ma insomma, diciamo, è così. Abbiamo pure il drogato, non perché abbiamo pure la droga, è anche non la prendiamo, tante volte, perché abbiamo paura di non essere più padroni di noi stessi, mica per altro. Ci piacerebbe anche uscire un po' di noi stessi. Siamo una compagnia un po' pesante a volte, però qualche volta abbiamo paura. Ancora, la paura degli incidenti aerei. Ma guardate, gli incidenti aerei, hanno fatto delle statistiche precise, il vero pericolo è l'automobile, e peggio ancora se avete una certa età la bicicletta, vecchi arrotati tutti i giorni. Bene, però la gente ha gran paura non di andare in bicicletta ma degli incidenti aerei, statisticamente è visibile. Perché? Ma per la ragione che il problema è come ce lo immaginiamo, e ce lo immaginiamo in maniera molto curiosa, per esempio che non potete muovervi, state attaccati lì, cioè ma che c'entra, anche se voi potete muovervi, e poi morite tutti insieme, ma sarebbe anche una compagnia. Però, diciamo, in generale ci sono delle ragioni delle nostre paure, però vedete benissimo, sono tutti irrazionali, ci sono delle ragioni profondamente irrazionali. Insomma, allora io vorrei farvi un'ipotesi che è questa: smettiamola di mescolare le ragioni e le passioni e opporle, non serve a niente. C'è una razionalità delle emozioni,
Io quella persona l'ho capita, da allora siamo stati sempre amici. Come hai fatto a capirlo? Ma io mi sono innamorato di lei, è ragionevole, no, ma ho avuto tutta la vita la prova che ho fatto bene. Ma un momento c'è, no, bene. Adesso veniamo a un altro punto di oggi. Se noi liberiamo la relazione con la ragione, dunque apriamo al problema delle azioni. Il problema fondamentale della paura è la relazione ad agire. Ecco perché ha ragione Bobbio. Il problema è sperare, il problema è voler fare qualcosa. Ecco il problema fondamentale. Il rischio della paura non è la paura positiva che dice oh, guarda qui, io temo, cioè il timore che le cose non vadano bene e vengano rimediate. È la paura che ci toglie la possibilità, ci dà quell'incertezza radicale che ci toglie la possibilità di fare. Guarda, in questo oggi non ho mai vissuto tanto quanto oggi. E tento di mettervi davanti a un piccolo paradosso, che però appena ve l'ho detto vi accorgerete che è proprio così, almeno a me sembra così. Noi siamo nella società del precariato, questo lo sappiamo, gente preoccupata per il proprio futuro. Sentite un'altra parola, preoccupazione. Anche questa c'è un po' di paura dentro, no? C'è un'ansietà all'interno. Siamo preoccupati per la natura, rovinata, distrutta, che è diventata oggi la natura, è diventata una seconda natura, la quale è molto maltrattata da loro. Siamo preoccupati per la scienza, per i risultati delle tecnologie. Insomma, la cosa curiosa è che oggi noi non solo viviamo tra la virtualità, oddio cosa potrebbe succedere, abbiamo aumentato la conoscenza, e dall'altra parte le catastrofi, perché la catastrofe non è un problema. Voi vi dite, come la catastrofe non è un problema? No, la catastrofe non è un problema di paura. Dopo che lo tsunami è accaduto, la paura dello tsunami è finita. Comincia la paura del prossimo tsunami. Vi ricordate che durante lo tsunami, subito dopo, c'è un signore molto gentile che è arrivato e ha detto, sentite, guardate, voi che state intorno a Napoli, un milione di persone, che avete fatto delle case spesso abusive intorno al Vesuvio, guardate che se prendete le fotografie dell'ultima guerra mondiale, vedete che il Vesuvio eruttava parecchio. E lì tranquillo, ma entro 100 anni salta il tappo. Come fate con le case costruite abusivamente? Come fai a portarle via tutti con l'efficienza che conosciamo dei nostri sistemi di evacuazione, strade, gli abusivi, eccetera? Risposta, oddio. E da quel momento voi vivete in un'ansia strana. Perché è un'ansia in cui voi sapete benissimo come andranno a finire male le cose, ma ci vivete lo stesso. Avete la certezza della vostra ansia. Vedete i paradossi semplicissimi, D'altra parte viviamo così, sappiamo tutti che moriamo, a me scoccio da morire, ma credo anche alcuni di voi, che altri non sono pronti a fare casa, è un altro discorso, ma siccome non credo ci siano molti candidati, condividiamo tutti insieme che siamo preoccupati che moriremo, ma viviamo benissimo lo stesso. Ci sono dei momenti in cui c'è qualcuno, un saggio, che dice vivete come dovreste morire domani mattina, anche perché è meglio godersela un po' prima che finisca. Però, cioè, introducete certezza, vivete come se doveste morire domani e godetevelo. Bene. Cosa succede oggi? E questo che è il problema grosso. È che noi, in realtà, deleghiamo le nostre certezze a quello che io chiamo l'irresponsabilità organizzata, cioè alla burocrazia delle valutazioni dei rischi e delle insicurezze sostenibili, cioè i giocolieri delle statistiche. Noi siamo circondati da giocolieri della statistica. E ci dicevano, no, ma sì, ma c'è quello, eccetera, eccetera. Che ci rassicurano. E abbiamo anche l'impressione qualcosa in modo manipolativo. Ma la questione grossa, e su quello vorrei attirare la vostra attenzione, è che oggi, se voi, noi siamo arrivati al punto che il rischio è tale nelle società complesse, che se noi facciamo qualcosa per diminuirlo, forse è proprio quello che provoca il disastro che noi non volevamo. Poi vi faccio un esempio. Il principio di precauzione è contro la paura. La scienza progredisce. Oddio, dove andranno a finire? Finiranno per fare uomini tutti uguali. Cioè, tutti i rischi che sappiamo. C'è il rischio dell'inquinamento globale. Eccetera, eccetera. Dunque, bene, a questo punto noi faremo qualcosa. Per esempio, il principio di precauzione. Per esempio, non facciamo più certo tipo di esperimenti.
sarebbe molto ragionevole. Il fatto però che uno scienziato risponderà subito: guardate che il fatto di non fare certe cose peggiora forse la situazione piuttosto che migliorarla, e vi dirà lo scienziato: la scienza rimedia ai danni che fa, quindi lasciateci la possibilità di ricerca, perché se vi siete sicuri di noi, noi siamo sicuri di noi, quindi noi andiamo avanti nella nostra sperimentazione perché rimedieremo i danni che abbiamo dato. Noi non siamo sicuri. Questo è il grande problema oggi. Rispetto all'Ottocento, rispetto al periodo positivista, noi non siamo più sicuri di questo. Siamo sicuri che siamo una società del rischio in cui ci è venuto il dubbio che i danni saranno irreversibili, abbiamo avuto gli esempi recenti, non voglio continuare, ma che però abbiamo un dubbio terribile che c'è un altro rischio. Il rischio che non intervenire sia peggio che intervenire. Dunque, una delle caratteristiche fondamentali della contemporaneità è che tutti i mezzi fatti per rimediare ai danni producono nuovi danni. Guardate, questo è proprio quello che Beck chiama, il grande sociologo, chiama il periodo della modernità riflessiva. Siamo entrati nel periodo in cui, finito l'ottimismo del paletto Excelsior dell'Ottocento, il positivismo, gli uomini vanno avanti, ben felici, verso il futuro, eccetera, ci troviamo davanti all'idea che gli interventi per sopprimere il rischio sono rischiosissimi e introducono nuovi rischi, ma l'arresto dell'intervento produce dei rischi anche quelli. Immaginate, per esempio, qualcuno che decidesse di non fare più niente per la natura, dicendo che gli uomini provocano tali disastri, dimenticherebbe che abbiamo già provocato tali disastri che adesso bisogna cercare in qualche modo di tamponare. Ma il tamponamento produce nuovi disastri, l'abbiamo visto di recente. Guarda, questo è un problema, secondo me, essenziale. Ricordiamocelo tutti quanti, perché è questo l'incertezza e le paure contemporanee. Non l'incertezza a cui si può rimediare con più certezza, ma la certezza ormai che se noi rimediamo alle incertezze provochiamo nuove incertezze. Quindi in qualche misura siamo certi delle incertezze future. Siamo in certi momenti disperati. Sappiamo benissimo, sappiamo tutti, adesso come si fa? Adesso cosa facciamo? Quindi l'incertezza non è la conoscenza, ma il fare. Quindi il problema fondamentale non sono le ragioni, sono le azioni, i comportamenti. È quello che valga di più. Chiudo adesso con una distinzione breve e un richiamo al teatro, evidentemente. Distinzioni sono queste. Vabbè, d'accordo, lei ci ha detto che ci sono tantissime paure. Ho provato a prendere il lessico: timore, inquietudine, apprensione, ansia, spavento, orrore, terrore, paura, raccapriccio, fifa, cruccio, imbarazzo, perplessità, cioè tutto questo. Adesso ne scelgo due perché sono molto estremi e hanno a che fare con la nostra vita quotidiana. Due tipi che propongo come i due anelli estremi dello spettro: le fobie e il panico. Guarda che fobia, fobos è paura, e panico anch'essa è paura. Vediamo di distinguere. Perché ci interessano oggi? Faccio un esempio famosissimo. Ricordate Orwell 1984? A un certo punto lo torturano ferocemente. Lui, niente da fare, che botta fino alla fine. Come era, mamma mia, 40 lì, 40 no, tiene botta. Bene, a un certo punto gli mettono in faccia, l'avete visto forse il film che è memorabile, gli mettono in faccia una gabbia. E nella gabbia sono dei topi. E lui si immagina quando i topi escono e cominciano a mangiare la faccia. Molla, dice tutto, denuncia lei, la tradisce. Hai sentito? È l'orrore fobico. Qualcosa che apparentemente non è così importante, come è resistito a delle cose orribili, basta un topo. E questo è un altro problema. Le fobie. Le fobie sono paure irresistibili legate alla carne. Sono delle cose, adesso poi c'è altro psicanalista che mi spiega tutto. No, io non ho la pretesa di dirlo, dico semplicemente teniamolo presente, perché le fobie sono fondamentali. Perché creano i valori,
La fobia è la zona fondamentale del valore, si potrebbe tradire. Si può, anzi, sicuramente. Perché la fobia ci accosta alla radicale delle passioni, l'attrazione e la repulsione. Tutte le passioni sono legate ai valori. Tutti i valori hanno un radicale, gusto e disgusto. Il gusto è fatto di tanti disgusti, il disgusto è fatto di tanti gusti. La moda lavora solo su questo, fobia, attrazione e repulsione. Hai visto la roba, hai visto che schifo che fa dopo circa 6 mesi tutti hanno lo stesso vestito? Non c'è niente di più orrendo del vestito dell'anno scorso e non c'è niente di più attraente del vestito di quest'anno che sarà orrendo l'anno prossimo. La moda lavora eminentemente su questo tipo di e sul terrore di essere fuori moda, naturalmente, ma questo non discutere. Vi do 2 esempi classici, avete visto la Nestlé. La Nestlé è la cosa per i bambini, il latte per i bambini. Siamo tutti inorriditi, vedete, orrore, ma non perché sia una cosa in sé grave. Pensiamo con orrore al povero corpo del bambino innocente dentro cui si introduce del chimico di inchiostro. E questa è una fobia grave. Perché probabilmente i bambini mangiano, quando noi ci giriamo e non li guardiamo, mandano giù la roba spaventosa. Poi a parte questo credo anche la Coca-Cola, non so perché. Però non è questo il problema. Il problema è che ritengo che noi siamo costantemente lavorati corpo a corpo sulle fobie. Che la società contemporanea che lavora meno sulle ideologie, lavora sulle fobie. Ho un amico, Perniola, un grande filosofo, che dice che una volta eravamo nell'epoca dell'ideologia, oggi siamo nel periodo della sensologia. Parola maestosa, che però vuol dire una cosa molto semplice, vuol dire che siamo lavorati molto di più sulla fobia, sul gusto e il disgusto, sulle cose molto fisiche, sulla carne, sul corpo, che non sulle idee. E che le rappresentazioni ideologiche che hanno commosso tanto le nostre generazioni precedenti hanno lasciato il posto ad un accurato calcolo degli spaventi, dei terrori e degli errori. Bene. È successo con la Perrier qualche anno fa, non so se vi ricordate, trovarono delle tracce che non andava bene e la Perrier reagì in maniera straordinaria, come la Nestlé, hanno distrutto migliaia di bottigliette, che dà prima di tutto l'idea di quanto guadagnano. E secondo, milioni di bottiglietti distrussero e quest'anno la Nestlé ha distrutto una quantità di roba incredibile. Bene, credo che valga la pena di discutere queste cose, perché vedete, Canetti, nostro grande Canetti, comincia il suo famoso libro Massa e Potere dicendo gli uomini hanno orrore di essere toccati, forse i tedeschi di no, però insomma, diciamo orrore di essere toccati. Quando è che sopportiamo di essere toccati? Nella folla. Le folle sono grandi luoghi di possibilità di accesso fisico, compreso il tram, il treno, purtroppo. Allora, quindi l'idea che ci sia una relazione forte tra il contatto fisico e la sua difficoltà, immaginate per esempio che un signore venga dietro e vi metta le braccia così, dite, oh scusi, sa, ma se andate a ballare, uno sconosciuto fa trenino con voi, voi avete appena l'ultima generalmente a Romagna mia, subito dopo c'è un signore che si mette le mani così e fa il giro, voi lo dite, ma come si permette? Nella folla no, nel ballo no, ci sono dei contesti cui variano. Attenzione, siamo nel periodo della sensologia, siamo nel mondo delle fobie, ci installano fobie e accettiamo fobie collettive. Secondo, il panico. Guardate, interessante il panico, molto interessante, ma non il panico di cui usiamo, una differenza molto forte. Il panico è una cosa molto curiosa perché è l'esempio perfetto del fatto che a un certo punto noi non ci controlliamo più. Corriamo via, scappiamo. Non solo, non sapere neanche in che direzione scappiamo, a condizione di non starci, non solo scappiamo noi perché abbiamo paura, ma scappiamo perché ha paura gli altri. Ora, il panico è un caso molto interessante oggi perché ho l'impressione che molte delle manipolazioni culturali che noi subiamo lavorano a panico, lavorano creando panici collettivi. I media sono creatori di fobie e di panico. Voi direte, non possono mica inventarsi. No,
No, perché questo è un caso molto interessante, voglio farvi un confronto. Il panico funziona come le chiacchiere, come i pettegolezzi. I pettegolezzi si diffondono nella società in maniera virale, come un'epidemia. E nello stesso modo il panico si diffonde in maniera epidemica. Cioè c'è un'epidemia di informazione e dall'altra parte che crea panico, ma ci sono delle reali epidemie che si diffondono come l'informazione. Cioè c'è un isomorfismo, diciamo una parola grossa, per dire una identità, una simile organizzazione di forma, tra l'epidemia e le chiacchiere. Oggi ci sono, la società è attraversata da manie, fobie, mode e da panici, da paure, da tremende paure. E i media le veicolano. Di qui la possibilità della censura. Avete visto cosa hanno fatto gli inglesi quando è scoppiata la bomba sotto il... Mentre gli spagnoli hanno fatto vedere tutto, anche perché era aperto, gli inglesi hanno blindato tutto quanto, hanno fatto vedere il vagone, dopo che avevano rimesso tutto a posto, i corpi ricomposti e così via. Però se uno volesse fare il contrario, fa come gli spagnoli, che fanno vedere tutto, con scopi evidentemente diversi. Ora vorrei insistere che in qualche modo, avete presente quando siete a tavola, uno si mette a ridere, gli altri si mettono a ridere, tutti si mettono a ridere, oppure all'improvviso che sono a tavola, è una serata molto gradevole, poi a un certo punto uno sta zitto, l'altro sta zitto, e poi stanno zitti tutti. E per cui la padrona di casa, se sa il suo mestiere, deve dire, l'altro giorno, avete letto questa mattina? Allora, ci sono fenomeni molto curiosi nella paura, ci sono epidemie di paura. Guardate che, per esempio, questi sono momenti molto interessanti, perché è l'uso sociale della paura che lascia delle tracce straordinarie. Guardate che la grande definizione di certe cose paurose, cos'è il terrorista, che cos'è il drogato, faccio un esempio, così eccetera, sono fatte durante i momenti di panico. Negli anni 70 la gente si drogava, ma non c'era il drogato, con il tuo stereotipo. Negli anni 50 la gente prendeva droga, pochi, meno, ma non c'era il drogato. Bene, attualmente c'è uno stereotipo. Come si è formato lo stereotipo? Durante i panici. Durante il panico, e lì ci ha lavorato i media. Questo vi dà un'interessante definizione dei media. I media sono vittime dei rumori, delle epidemie di informazione, e li manipolano. Sono vittime carnefici, non dovete pensare che i media hanno tutto questo potere, che anche loro finiscono con lavorare con i panici che girano nel sociale. Però li prendono, li riattivano, li trasformano e così via. Questa è un'idea interessante. Il media non produce, quello come diciamo di solito, l'informazione, non costruisce gli stereotipi, li decostruisce e ricostruisce. Ma gli arrivano già. La società è attraversata da manie, fobie, cioè passioni e orrori, e credo che valga la pena di definire. Adesso lascio perdere perché altrimenti sarei troppo... ma tra cecchini, bambini violentati, delinquenti rilasciati, terroristi, rivolte in carcere, i tagli della corrente, l'antrace, Chernobyl, eccetera, città blindate, avete tutto quello. C'è di che parlare per la prossima. Veniamo all'ultimo punto, il teatro. Oh, meno male, chiaramente avremo il teatro. Adesso vi pongo una domanda a cui mi piacerebbe rispondere insieme a voi, discutere, ma però seria, a cui il teatro, grazie al cielo, può dare una risposta fondamentale. Sentite, se io vi faccio vedere della violenza per moltissimo tempo, che risultati ottengo? Vi do tre possibilità. Visto? Cioè, se io vi instillo paure, fobie, orrori, terrori, eccetera, che risultati posso avere? Primo risultato, mi metto. Il mio bambino ha visto tutte quelle cose e ha fatto uguale. Bene. Secondo, indifferenza. Oddio, hanno ammazzato, quanti li hanno ammazzati oggi in Iraq? 30? Ieri ne hanno ammazzati 45. Cioè, l'informazione obiettiva reso obiettiva dalla totale indifferenza. D'accordo? E guardate, è un problema serio, eh?
Io vorrei darvi un'indicazione: abbiamo tutti il culo della pornografia, abbiamo tutti paura dell'orrore, eccetera, però se guardate le statistiche su, guardate, andate su internet, chiedete quali sono i programmi più visti su internet, ce ne sono due: primo la pornografia, secondo le decapitazioni. Sono i programmi, due primi programmi dei 10 programmi più visti su internet. Quindi la gente, sì, c'ha paura, però gli piace guardare. Allora, cioè, non è colpa, certo, i media potrebbero non farlo, potrebbero fare censura, ma i media sanno benissimo i gusti della gente che sono attratti e respinti. Quindi allora, imitazione perché ci piace, indifferenza perché siamo esposti a tante di quelle paure che alla fine, ah sì, ah è vero, quando è che capiterà in Italia il prossimo terrorista? Dove capiterà? San Marco o San Pietro? Giusto per vedere. Tranquilli. Terza, ultima possibilità, tanto non ce ne sono tante. Effetto catartico. A forza di aver paura mi dia coraggio. Allora, vediamo un po', perché questo della catarsi è molto affascinante. Guardate che viene diretto da Aristotele. In Aristotele c'erano 10 righe sull'argomento, tra la poetica e la politica. C'è scritto che mentre indubbiamente è orribile vedere la morte, è orribile vedere il tipo che si strappa gli occhi, è orribile vedere, non sulla scena, ammazzare la povera clitennestra e soprattutto quel cattivaccio di Egisto, gli sono d'accordo, perché per allora era ammazzata Agamennone, i suoi cugini può anche diventare matti, per questo va benissimo. Però se voi lo vedete, alla fine non lo fate più. Cioè, curiosamente, è una cosa che non è che uscite e dite, oddio, adesso mi strappo gli occhi, adesso ammazzo la mamma e il suo amante. Non c'è mimesi. Quindi noi accettiamo tranquillamente l'idea mimetica, cioè che le persone fanno quelle cose perché le vedono, perché hai visto cosa hanno fatto in Francia, hanno subito diminuito l'informazione sul fatto che bruciavano le macchine. Perché? Perché hanno pensato all'effetto Copernico. E c'è stato. Quindi è vero che la gente copia, però è anche vero che, dicevano i greci, bisogna far sì che, facendo vedere alla gente l'eros, la vergogna, phobos, paura, entusiasmo anche, cioè l'entusiasmo, alla gente gli passi. L'entusiasmo, che certe volte può essere molto pericoloso, la paura e la vergogna. Allora voi direte, vabbè, lo so, però era una roba per uomini. Dopo non c'erano gli schiavi, non c'erano i bambini, sapete, a teatro, e quindi sai, gli uomini combattevano tutte le estate, tutte le primavere, cioè combattevano come il nostro, qui cominciano le partite di calcio, qui cominciava la guerra. E qual è il problema fondamentale dell'uomo greco? Beh, cioè, prima che il soldato non avesse paura, difficile combattere con soldati più fuori. Secondo, che non si vergognasse, ma non si vergognasse di aver paura. Terzo, che non urlasse lanciandosi all'attacco da solo, perché era una falange. Se cominciate ad andare all'attacco da solo, li ammazzano tutti rapidamente, meglio stare in falange tutti insieme. Niente entusiasmo, niente. E sa, vabbè. Ci vuole il coraggio della paura necessaria. Dunque, qual è per voi l'efficacia della paura? Mostrandola, sì, creano effetti di copia mimetici, si creano effetti di indifferenza o addirittura si creano degli effetti di rovesciamento. Questo non vi do la risposta io, vorrei che discutessimo subito. Prima di farlo però ho bisogno di concludere in maniera molto molto semplice. Ah, è una nota che vi trovo. Guardate che la catarsi ha la stessa radice della parola catarro. A catarsi non è affatto un affare intellettuale. I greci, in Aristotele, per i greci il modello era la musica, prima di tutto, e la medicina. Era una questione fisica, del corpo e della carne per i greci. Bisognava tremare. Quando c'è un racconto straordinario di quando a un certo punto Euripide per la prima volta fa entrare il coro delle Eumenidi, non dritti come entravano, che entravano come la falange, ma le fa entrare così, serpentine. Gli uomini, i greci,
uomini, soldati, gente che combatteva nelle falangi, che ammazzava gente, che faceva ammazzare, scappano tutti dalla paura. Vedete che incredibile. Cioè, una rappresentazione che fa scappare della gente induritissima. Vedete la forza della rappresentazione. Ma tocca un problema della carne, tocca uomini che non dovevano serpentare, andare dritti, altro tipo di uomo. Bene, musica, medicina, trattamento del corpo, eccolo il problema fondamentale della catarsi. Ed è su questo appunto che oggi si lavora moltissimo, dobbiamo sapere come. Allora, quali sono gli effetti della paura? Quali sono gli effetti dello spavento? Cosa posso dire io, che e con questo voglio concludere, l'ultima parola, ve lo assicuro, chiedendovi poi a voi di prendere posizione sugli effetti. Poi dare subito un'indicazione molto curiosa. Prendere la parola sgomento. Allora, voi direte, sgomento dove viene? Non crediate che venga da gomito, come credo un mio amico. No, non viene da gomito. Viene da mente. Mente. Anche la parola mentire viene da mente. Bisogna essere intelligenti per raccontare bugie. Ricordatevi, cretini raccontano bugie stupide, infatti li beccano subito. Ma mentire viene da mens, mentis. E sgomento è ex mentis, è fuori di testa. D'accordo? Fuori di testa significa che lo sgomento apre qualcosa, rompe il corpo, rompe anche l'involucro mentale. I terrori stracciano l'involucro e a volte estraggono fuori qualcosa. Può succedere qualcosa. La paura non è soltanto il luogo del blocco, è un potenziale luogo di metamorfosi. Avere paura non è necessariamente un problema, non è uno sbaglio, può essere molto utile. Cioè la gente può pensare col corpo, con la testa, fuori di mente, con la capriccio, che esistono altre possibilità di essere quelli che si hanno. A volte far paura non è una cattiva idea. Vi ricordate il famoso esempio di babbo di Cellini, no? Cellini è un bugiardo, ma insomma... racconto è buono, a un certo punto si vede la salamandra che è nel fuoco, di cui si pensa che appunto non bruci il fuoco, è una barba, come sapete, ma non fa niente, il babbo uccellini si gira da un cefone spaventoso. E l'altro dice, ma perché mi hai dato le botte? E la risposta del padre è, così te lo ricordi. Allora, non sono favorevole che si vedano i bambini, dico soltanto, c'è nella paura, nell'impressione, qualcosa di, a mio avviso, impressione, qualcosa di veramente importante. Cioè, c'è la possibilità che si strappi un involucro di possibilità, si strappi un involucro di idee, e che si estragga qualcosa. Sgomentare non è una cattiva idea, non è necessariamente negativa. Se non altro, perché dovremo pensarci, naturalmente, dopo però, soltanto alla condizione che uscendo dai significanti fisici e mentali della paura si trovano dei nuovi significati. Torniamo a Bobbio. Abbiamo il dovere di sperare. Grazie. Ma era il panorama, devo dare un panorama generale, mi sono preso troppo sul serio. Chiediamo se qualcuno ha domande, vuole intervenire. Approfittiamo della presenza di Paolo Fabio, in questo caso ci ha creato un ulteriore mondo di paura. Perché tutto il potere, perché la paura oggi è una forza non indifferente, il potere economico, il potere consumistico, il potere industriale, allora deve, cioè perché i potenti non trattano la paura, cioè il gioco della paura è, qualcuno ha detto che se un popolo ha una paura è pericoloso, la paura oggi è dominante, viviamo un po', anche, dico, perché
negli anni passati, del 600, del 700, l'ignoranza si allontana secondo il mio punto di vista. Oggi questo vuoto, questa noia, è un vuoto che naturalmente la paura si inserisce nella, cioè le conquiste, il materialismo, noi conquistiamo ricchezza, conquistiamo tutto, però abbiamo paura di perderla. Chi non ha niente, sono stato nei paesi orientali, non so, nella loro miseria, avevano una serenità. Questi popoli in India sono dei paesi africani. La paura loro non la conoscono, perché c'è un fatalismo. Dico, lei napoletani, ma il discorso lei l'ha fatto con i napoletani, non l'ha fatto mica con i milanesi. Questo volevo dire. Adesso perché? Cioè questo grande, oggi siamo dominati dalla paura. Tutto. Il consumismo, le scadenze, tutto è paura. Ho telefonato mio amico americano, perché avete votato Bush? Perché il popolo americano ha paura, me l'ha detto in una maniera inculcare. Poi voglio dire una cosa, la paura la inculchi nelle masse, perché se tu non domini le masse con la paura, insomma la Chiesa ci ha scherzato nei tempi dell'Inquisizione, giocava molto sulla paura. Insomma, in poche parole io dico, se non eserciti questa forza che è devastante, e non domini le masse, perché se l'uomo si stacca come individuo, subentra la ragione, subentra la ragione, no. Questo, cioè il panico è nelle masse, quando le masse scoppia una bomba, no? Ma l'individuo, poi voglio dire una cosa, qual è il passaggio? Dicono che l'eroe, la spinta che ha l'eroe è un l'atto di coraggio, la spinta è della paura, perché l'eroe prima è pauroso e poi diventa, non mi voglio dilungare perché, no, quello che a me meraviglia, perché teatro è teatro, ma non finisce nei grandi dibattiti mediatici, nei grandi, perché questa è la paura è un argomento che indebolisce tutte le forme di potere, potere finanziario, potere economico, potere industriale, potere consumistico. Se li portiamo a livello conscio, come uno quando va dalla società cervelli, no? Per portarti via le fobie, per portarti. E allora bisogna tenersela. E poi per me la paura è un sentimento immenso, è un sentimento che. Sì, io sono convinto di questo, però io avevo tentato di fare un po' di differenziazioni, per esempio, fra questi elementi. Però lei ha sollevato un problema interessante, che è il problema del coraggio. Questo è un problema molto interessante. Anche lì. Io ho provato a non mettere, seguendo un po' via di Bobbio, di non mettere paura o coraggio, ma di mettere invece paura speranza. Paura speranza. Però il problema del coraggio è un problema serio, quindi non è che è una delle passioni fondamentali. Probabilmente il problema dell'eroe che lei ha toccato è un problema, poi c'è, noi abbiamo visto dei dibattiti degli eroi, cioè quando sono tornati alcune delle persone che sono morte in Iraq, c'è stato una roba sugli eroi. Allora, lì c'è stato tutto un dibattito, avete notato, sui mass media, erano eroi o non erano eroi? Allora, vi faccio un esempio personale. Mio padre era un ufficiale, morto nella Seconda Guerra Mondiale, e un amico una volta inglese mi ha detto, quanto devi odiare gli inglesi. No, era un militare di carriera, come dire, ha combattuto, sì, ha dato una medaglia, ma insomma, però aveva combattuto, io non ho degli inglesi, non ho nessun sentimento contro gli inglesi, era un militare di carriera, ha combattuto la guerra e è morto, ma non è un eroe, cioè diceva, ha avuto una medaglia del genere, vabbè, è un riconoscimento, ma non è un eroe. Allora, tutti i nostri posi sugli eroi che sono tornati, eccetera, eccetera, mi è sembrato l'esempio perfetto dell'uso mediatico della enfatizzazione, per cui ogni cosa che c'è diventa super, iper, stra, eccetera, eccetera, cioè della necessaria figura retorica dell'amplificazione che accompagna i media che non riescono più a scaldarci sul tema e allora alzano issimo, issimissimo, eccetera, cioè l'effetto della dimensione superlativa, incessante, o il migliore, ancora migliorato, Dio sa quanto.
Bene. Allora, questo è un problema molto interessante. Vedete, quando stiamo dibattendo queste cose, non stiamo dibattendo delle cose casuali. È un sistematico. È l'ignoranza totale in cui ci troviamo nella cartina muta delle passioni, per cui tutte le volte che poi succede qualcuno, cioè, i nostri eroi tornano a casa. Quali eroi? Soldati, coraggiosi, che facevano il loro mestiere, che erano ben pagati per fare il loro mestiere e che sono caduti facendo il loro dovere cappello. Vedono, non vedo nessun eroe. Allora, la definizione dell'eroe è complicata. Allora, audace, ardito, temerario, vedete, incosciente. Vedete che una definizione ce l'abbiamo, per esempio, quello che sa che sta facendo il proprio dovere, sa che muore, e l'altro invece che va lì, è incosciente, eccetera. Chi è eroe? Eroe quello incosciente o quell'altro? Vedete, è un problema complesso, però mi ha fatto bene dirlo perché vale la pena. Guardate, è un problema grosso oggi questa questione. Noi stiamo dibattendo delle cose che usiamo nel linguaggio di tutti i giorni e senza chiarirci, come dicevamo, il linguaggio che abbiamo, siamo vittima di ogni tipo di effetti di manipolazione. Vi do un altro esempio. Supponiamo che all'improvviso abbiamo, io ho detto, c'è tre possibilità: mimetismo da una parte, catarsi dall'altra e indifferenza cinica nel mezzo. Quelli che guardano l'orrore alla televisione con aria estetica, perché lo sapete molto bene, gli stracci sono estetici. Dato, lo sapete benissimo. La gente non è vestita male, ma se lì è vestita male, è esotica e quindi è esteticamente eccetera. Consumo estetico dell'orrore c'è, è praticato anche da noi. No? Allora, andiamo a letto, come sono belli quelli di acqua, come sono belli quelli di poracci, scheletriti con uno straccio addosso, però per un'estetica nostra, stiamo qui benissimo, eccetera, eccetera, che abbiamo anche. No? Va benissimo. Allora, cioè, cinici, siamo diventati tutti cinici. Beh, no, no. Ho un amico che ha deciso di distinguere tra i cinici e i punici. Adesso ti do subito al terzo. Niente, semplicissimo. Supponiamo il contadino, che quello di una volta, piove, il governo ladro. Cioè, piove. C'è una frase cinica, ma sì, le cose vanno sempre male, le cose. No? Ma sì, le cose vanno sempre male, gli uomini sono sempre peggio. La violenza, la guerra, no, scusi, è scritto da una tua. Cinico. Ma è cinico che non può cambiare niente, che subisce. Adesso arriva l'uomo di potere, che dice, gli uomini sono fatti così. Lui potrebbe cambiare le cose, ma non le cambia, perché non gli conviene. Però è cinico, ma cinico dall'alto. Ci sono due cinismi, c'è il cinismo dell'impotenza, e c'è il cinismo di quello che potrebbe fare le cose e non le fa. No, cambiamo la distinzione. Chiamiamo cunico il primo e cinico il secondo. Chiamiamo Giuseppe il primo, Francesco il secondo, non mi importa. Creiamo delle differenze, perché se no siamo ingannati. Chi ha il potere e non lo usa per cambiare le cose che può fare, dicendo che tanto le cose andranno sempre così, e chi non ce l'ha, non sono le stesse persone. E chiamarle ciniche è vile. D'accordo? Bene. Comunque, l'idea del coraggio è importante. Com'è con il problema della viltà? In quello che vi ho fatto vedere prima, il coraggio e la viltà dell'intellettuale, cioè chi è vile? Guarda che la viltà è molto ricca, Fifone, pusillanime, vigliacco. Quante ne abbiamo? Quante volte trattiamo l'altro così? C'è un'idea interessante della viltà. Viltà non è il pauroso. Uno che sa che è pericoloso, se ne va. Viltà, e aveva ragione Amendola in questo caso, è quello che pretenderebbe di volere il contrario, ma c'ha la paura di farlo. Quello sì che è vile. Vile non è uno che ha paura. Vile è uno che avrebbe gli strumenti per fare le cose e non ha il coraggio di farle. Quello sì che è vile. Vedete, stiamo introducendo delle dimensioni diverse. Però ho come l'impressione che se ci mettiamo insieme, guardate che sono sicuro che sono cose, cioè non sono spiegazioni psicanalitiche delle ragioni per cui Edipo ci avvita questa via, stiamo soltanto chiarendo le nostre parole, ma chiarendole in modo da, per così dire, da averle in mano come strumenti concettuali per non farci ingannare. C'è una storia molto divertente,
Io ho un amico che parla quechua, ha fatto la grammatica del quechua, sudamericano, peruviano, e mi ha detto che nel quechua è obbligatorio il complemento d'agente, cioè il participio va sempre usato, perché dipinto non si può dire, bisogna dire dipinto da, fatto non si può dire, cioè il complemento da, fatto da qualcuno. Sentite questa come divertente, l'uomo salva gli animali minacciati, noi possiamo dire, minacciati da chi? Allora, vedete, ci sono delle società che esplicitano grammaticalmente la necessità del chiarimento delle azioni e dei comportamenti. Ecco, noi dobbiamo, io ritengo, in questo devo dire, ringraziare i miei amici del Teatro 2, con questo gli amici del Teatro 2, di dare questa possibilità, che non è soltanto di mettere in scena le passioni, le emozioni, cosa che il teatro fa meglio di qualunque esperimento psicologico si possa immaginare, ma soprattutto l'invitarvi a riflettere sulle parole che usate anche quando le vedete. Bene, se non ci sono altre domande, noi vi aspettiamo il 3 con Rainer Goebbels, che a proposito di esercizio critico vuole cimentarsi in un confronto sulla paura del teatro musicale, e ha scelto lui questo tema proprio perché siamo a Parma, e quindi credo che per chi vorrà esserci potranno esserci delle sorprese. Grazie.